Via. Eccoci qua. Siamo in diretta. Abbiamo prima interrotto perché per colpa della linea che non andava. Maestro, venite qua, maestro. Adesso ci siamo fermati un attimino. Un goccio d'acqua. Per la gola. O cicciotto, magico. Bisogna. Maestro, se non Pietro, ero prima, stavamo ma dicendo. Pietro, lo so, fammi dire una cosa prima più importante. Questa cosa mi sembra il capezzolo di una donna. Siamo ancora in prima serata, poi più tardi. Dimmi. Stavamo un po' dicendo che qua possiamo dire liberamente tutto ciò che vogliamo. I commenti, dacci una mano. Ma io lo dico dalla mattina alla sera tutto quello che, no, che stanno, penso. Queste è auto. Sono gli altri che si ritirano come le lumache. Non hanno le palle per venire in faccia. Peppe Marra, grande amico vostro, batterista, Gerardo Tifone, amico mio, ciao Gerardo, Enzo Calone. Enzo Calone chi è? È lo il fotografo? Fotografo, sì, fotografo. Enzo Calone, io aspetto il disco che mi devi mandare o portare. Non hai mai letto i commenti che ti faccio sulla tua pagina. Ma non ho capito, ma che cotrita fa su Facebook? E fotografi quando mi porto? Buonasera, grande maestro da Bari, Michele Marinelli. Tuccio Ungaro, ciao Uccio, ci siamo fermati un attimo. Peppe Uccio. Marra, wow, che piacere, saluti affettuosi da Peppe Marra. Grande batterista. Peppe Marra. Uccio Ungaro, ragazzi, dove siete? Dove siamo? Siamo seduti in macchina. Stavamo dicendo lo champagne De Laurentiis, come l'ha messo a tavola? I bot targa nel pulpet, i panzarot, tutti cantando pizza spettacolo, Coca-Cola spettacolo, ci manca solo Pezzeppolo e Panzarotto spettacolo a 5 euro. Ma lascia puttana di mezzo, non ne possiamo più, povera canzone nostra. Meno male che ci sono dei fondamenti di alcune persone che la sostengono e che l'hanno anticamente e anche contemporanea, no? Che la sostengono. Ma che sta davanti? Stiamo bella. Che succede? Povera Napola nostra, mamma mia. Ragazzi, qui a Cerignola sta piovendo. E noi stiamo coperti, a noi che ci interessa. Procurateci un ombrello, ma che avveniamo là. A me la per far scendere il maestro dalla macchina con l'ombrello. No, ma noi dobbiamo andare al coperto. Ci bagniamo noi, io e Annello, non paniamo. Va bene, basta che sia buono maestro. Siamo giovani noi. DDB Record Studio, buonasera. Chi è? DDB, chi è? Perché? DDB Record Studio. Lucio Ungaro, però poco male, non ce ne può fregare di meno. Chi? Che sta piovendo. Ah, ok. Maestro. No, perché certi commenti è assallato a decifrarlo. No? Perché voi ci vogliono giochiare. Pure un certo amico fu andato, stiamo a dire, invece di scrivere garenzia, ha scritto carenzia. Ragazzi, commentate, siamo in diretta e non è da tutti i giorni avere Pino Mauro in diretta. La storia della canzone napoletana. È meglio che c'è, lasciamola, questo lo sanno, non c'è bisogno a storia della pittura, a storia. Pino Mauro è storia. Finiremo su libri di scuola. Non si capisce più niente. Finiremo su libri di scuola. Si è imbiscato un dramma che abbia anche l'acqua. È spedito Floro, Pino, sei grande. Ecco qua, siamo in diretta. È spedito Floro, Pino, sei grande, salutami. Maestro, ho detto, finiremo sui libri di scuola. Finiremo sui libri di scuola. E già ci sto. Pino Mauro è storia. Già ci sto. Lucio Ungaro, maestro, ti mando un saluto da Salvatore Falcone. Già ci sto, l'altro ieri ho attaccato Ettore De Mura.
un uomo che non c'è più, un uomo che non ha mai voluto cantare una canzone sua, ha scritto l'enciclopedia della canzone napoletana, ma ha scritto tutto bucino. E spedito proprio zio Benamiglio. Cristian Nocera, Pino Mauro, uno dei pochi grandi. Pino Mauro è uno solo. Presente, passato e futuro. Peppe Marro. Guaglio così da bello. Un bacio a tutti. Però facito pure voi a guerra con chi si qua. Se amate la canzone vera napoletana, ricitela, andate a faticare. Chi è? Quello, telefono vostro, ma è il telefono personale di Pino Mauro. Vediamo un po' Pino Mauro. Veniamo maestro, un po'. Con chi? Arostro. L'abbiamo perso. Con chi dialoga il maestro in diretta? Chi parla? Mentre il maestro... La fanda privata, vogliamo interrompere, ci partiamo dopo. 17 persone in diretta abbiamo. Allora a partire non devo andare a ventare da nessuna parte. Siamo fermi qua. Non devo andare da nessuna parte, non sono partito. Ti chiamo più tardi, va. Ti chiamo, sto facendo una diretta in macchina, una diretta su internet. Su Facebook. Su Facebook. In tutto il mondo. Facebook. Tu Facebook? Vabbè. Babbo, a dopo. Ciao. Già si stavano lamentando, dice dove sei? Stiamo arrivando. Aurelio Carotenuto, un saluto a te Pino, ciao. Ma io... Queste pause di Pino Mauro sono pause artistiche. Ma io mi raccomando, andate a leggere la pagina dell'Augusteo a febbraio, Teatro Augusteo, date onore a Napoli. Gino Polese, amico mio, ha preso parte alla videochiamata, amico Gino. Ah, quello che io facevo fare l'attore a Gino Polese, hanno messo pure in danno libero. No, quello faceva, cioè io facevo fare l'attore, lo sai, l'attore nella mia... Quanti anni fa, forse ancora non ero nato. Non mi ricordo, ma c'è ancora tanti anni fa. 40 anni fa. Prima che facesse il cantante, credo. Stava con la madre, lui, con la madre. Sì. Amato Raffaele, grande Pino, ciao. Flavio Amore, ciao. Gino Polese, ma secondo te, tu mi vieni a invitare con una televisione libera? Ma secondo te, venga, la televisione libera fa che? Ce la facciamo da casa la televisione. Che fare che? Cioè io vi voglio bene, siete amici miei, siete tutto. Ma cioè, con un po' di intelligenza, ci manca tu Pino Mauro, ma campi la televisione, e io cangiamo lì a fare l'ospite. Cioè, non me ne fotto manca la RAI, tu me lo puoi la televisione. La televisione è YouTube, è Google. È Wikipedia, la gente parla la mattina, la sera, a milioni di persone che hanno le canzoni nel cuore, condividono la mattina, la sera, ascoltano la mattina, la sera. Ecco, se non facciamo Bazzarotto e spettacolo, andiamo a fare spettacolo, insomma. E questo lo facciamo da 60 anni. Intanto... Molti commenti, maestro Roberto Di Dio, grandissimo maestro Pino Mauro, vabbè, grande Pietro, grazie. Antonio Vinciguerra, ciao maestro, un abbraccio. Ma Pietro è grande, Pietro è grande perché sta con Pino Mauro. Ciao Mimmo Domenico. Perché Pino Mauro non è che sa contento lo microfonista, ma non perché il microfonista non sia, gli altri non siano buoni. È un microfonista personale, è come uno che da Giarice, è come un cuscino d'orietta, no? Uno si sceglie un cuscino d'orietta che gli sta bene. Ma la femmina una volta regista. No, la femmina è un'altra cosa, la femmina, cioè, sono, la femmina è un'altra cosa, quella è un'altra definizione.
ma il cuscino in cui uno appoggia bene la faccia. Pensandoci bene, sono 22 anni, maestri. 22 anni che sta con me. Dal nostro incontro, dal nostro primo incontro. Però ci ha imparato tanta cosa, come si mettono i bassi, come si mettono i chiaroscuri. La musica classica è Pino Mauro. I pianissimi, i fortissimi. Non è... Vabbè. Flavio Amore, Pietro è un grande professionista. Ah, Pietro Scuola Cerchio, mio cognato. Grandissimo. Grande fuori. Pino. Antonio Viciguerra, grandissimo. Vedi, ma vedo dopo che c'è un HP. Affiguro. Renato Ciotola, grande Pino Mauro, e ha mandato un link di YouTube, qualche canzone. Vabbè. Non si può vedere. Siamo in diretta. Ma siamo su Facebook. Sì. Stanno guardando. Quante persone? Ci sono 21 persone collegate in questo momento. 21. Ma io mi avete letto la dichiarazione del maestro Chiarazzo. Ci fu un giornalista una volta che ha scritto un libro per un mio collega. Questo giornalista, che è un gran cornuto, ha scritto tutto bugia, tutta fantasia, tutto, proprio perché in una volta ho letto un gol, no? A Buscaia. E lui ha scritto il contrario. Ma ho sentito a Chiarazzo, sulla mia pagina, scusate, ma io sono così, sono nato in Miezzavì, ovvero, sono una persona senza offesa, per bene, ho pagato quello che non ho mai comprato, ho pagato al posto degli altri, e tanti miei colleghi hanno valleato quando... e mo vallei, perché i colleghi ce ne stanno pochissimi che ho colleghi, pur io non li tengo. Tengo a chi li là che contano. Ma Flavio Amore, ma Ma lo figlio ha da sentire a Chiarazzo e tutti quelli che hanno detto il contrario, che essono a commentare sto uomo di merda. Ci state sei? Ci sei? Vogliamo chiudere, maestro? Chiudiamo allora. Vi mandiamo un braccio, vi voglio bene, scusate, ma io sono così, Pino Mauro parla in qualche presunto collega mio che si illude fuoco cantante. Sempre grande. Questa canzone a parte. Pigliatevi pure bene a me, pigliatevi non dà già perdere, pigliatevi motoscopo, pigliatevi grazie a Maria, pigliatevi amore amare, pigliatevi tutto, ma che volete? Ma che vi dà pigliare? Che vi dovete prendere? Voi, perciò, succedono pure, perché pure io caduto si sfastire a Napoli, perché hai da essere napolitana fino all'ultimo. Quelli che non sanno fumo stile a loro. Come si diamo a Cesare? Diamo a Cesare quello che dice, no, quelli che non sanno fumo stile, dice da ce non faccio. E alla fatica. Ciao a tutti. A presto. Il maestro Pino Mauro dice sempre ciò che è vero e ciò che pensa. Apprezzatelo, perché per la sincerità e per la schiattezza del maestro Pino Mauro. È così, maestro. Ma che le verità fanno? Tenimmo una faccia. Come si dice? Una faccia. E che stai? E che stai? No, chi lo laga d'abbraccio, quando è goto, una parola. Tengo la faccia di Pasqua. Aurelio Carotenuto, grande. No, ma questo trimmo una faccia. Stanno alcuni cantanti che cacciano loro i soldi per cantare, no? Santeggiano, sanno, si inventano cantanti. Cantante non si inventa, si nasce. Non cantante, o signore manda un cantante. È il dono di Dio che uno. O ce l'ha, o tiene. È come la dignità. La dignità, O a dire. E l'ha già scritto. O non ha. O a dire. O non ha dire. Non si accatta, non si presta. Capisco, sono parole pesanti, sono parole sante però. Qua come stiamo ne abbiamo da vendere. Napoletani, napoletani, qui amate la canzone napoletana. Fate qualcosa. Non ha facito fornì, perché sennò pure a nati 136 anni che morì, no? Si sentono più canzoni.
hai da sentire i dischi, hai da sentire in coppa a internet, ora sono stanieri. Non si piacciono collere nessuno, perché l'intera vita è quello che semina, quello raccoglie. Pure la frutta, mentre vai a cattare la frutta, no? In un'ora all'altra si imbracciata. Mentre si sta la frutta biologica, quella pura, senza munnezza pompata, dura pure 20 giorni, 30 giorni. Non so se credo, sì, è certo che mi ha spiegato. Voi mi capite bene. 23 spettatori. Ciao, Agliù. Noi continuiamo la nostra corsa. Vi salutiamo e continuiamo. Andiamo a lavorare. Buona domenica a tutti. E noi andiamo a lavorare. E noi andiamo a lavorare. Come si chiude, Anello? Dove chiudo qua? Ma alla fine.